Benvenuto a tutti da Meteo Groane, giornata un po' piovosa quella di oggi con un cielo coperto e grigio. Andiamo a vedere allora le temperature e le precipitazioni registrate oggi 4 di dicembre. Vi sto inquadrando la cartina della Lombardia, ecco guardiamo, abbiamo un 5,1 la minima di bollate, 5,3 quella di Cesate, 4,7 quella di Ceriano Laghetto. Passiamo alle massime, 7,2 a bollate, 7,1 a Cesate, 7,3 a Ceriano Laghetto. Ecco le precipitazioni in atto fino adesso, che sono le ore 21:20. Abbiamo 4,1 a bollate, 3,3 a Cesate, 2,5 a Ceriano Laghetto. Non molta roba, comunque queste precipitazioni dureranno fino a domani mattina con questo tipo di intensità, evidentemente. Dalle immagini del satellite vediamo appunto la perturbazione che sta agendo, vedete, ha portato in giù praticamente il campo di alta pressione che dominava da qualche giorno, e da sud-ovest le correnti sono entrate e quindi hanno portato e stanno portando queste precipitazioni un po' su tutto il nord Italia. Sul centro-sud per ora le cose sono ancora abbastanza tranquille. Vedete, dopo la perturbazione il carico di aria fredda e una nuova perturbazione in Atlantico, quella che ci raggiungerà domenica, vedremo quali effetti potrà portare. Abbiamo la carta che ci fa vedere, come sempre, la distribuzione termica e appunto anche le precipitazioni nella sera del 4 di dicembre. Vedete, le Alpi si stanno raffreddando, anche la pianura padana un pochino, meno il centro-sud. Dal radar vediamo che le precipitazioni sono proprio presenti in modo più consistente, direi, tra un po' sui Pirenei, Spagna, Francia del sud e anche Francia centrale, e un po' nella zona praticamente della Germania meridionale e della Svizzera. Andiamo a vedere allora il nostro modello di reading, il modello di riferimento che ci fa vedere lo spostamento delle masse d'aria. Siamo alla giornata di martedì, vedete, ecco il grosso centro di bassa pressione che si sta abbassando, si è abbassato e sta portando le nuvole sulle nostre regioni. Alle 24 ore, cioè domani alle 13, il centro di bassa pressione si troverà tra la Liguria e l'Emilia, quindi saremo nel pieno delle precipitazioni, potremmo dire. Dopodiché il tutto si allontana verso il sud e poi naturalmente sul Mediterraneo. Altre fonde perturbate ci saranno durante le altre giornate, vi dicevo di quello di domenica, ecco, come lo vedete, questo sarà più da nord-est, vedremo gli effetti che potrà portare. Per ora sono effetti lievi per la nostra regione, più colpirà, da quello che si vede questa sera, le zone del nord-est e del centro Italia e anche soprattutto le Adriatiche. Comunque lo commenteremo magari domani questo nuovo peggioramento. Andiamo a vedere la carta al suolo prevista per la giornata del 5 di dicembre. Ecco, vedete la bassa pressione qui intorno alla Toscana. Nelle ore centrali della giornata, la perturbazione annessa che attraversa l'Italia. Le previsioni: abbiamo domani 5 di gennaio, che è mercoledì, un po' di pioggia al mattino, poi pian pianino migliora la sera. Più 5, più 8 sono le temperature minime massime, neve oltre 1000 metri. Giovedì la giornata è migliore, 4-9 le temperature. Venerdì giornata abbastanza bella, meno 3, attenzione perché entra l'aria fredda, più 6 la massima e ci saranno delle gelate mattutine. Bene, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un sereno mercoledì 5 gennaio, ci risentiamo al bollettino di domani. Da Meteo Burano e arrivederci a tutti.